Barone Vassallo, siamo al 12 febbraio 2024. Buonasera a tutti. Oggi voglio fare una riflessione, ma un po' particolare, perché mi chiedo se realmente una parte enorme di italiani sia veramente diversamente intelligente. Perché dico questo? Perché stavo leggendo poco fa la grande novità, il grande scoop del libro del signor Cecchettin, un libro praticamente creato dal nulla, un libro che nel giro di 2 mesi è stato quasi pubblicato, un libro di cui si sentiva la mancanza? Io non credo. E allora stavo sentendo di persone che non vedono l'ora di leggerlo. Quindi, dal nulla, qualcosa che non serve a nulla, qualcosa che probabilmente avrà dei contenuti banali, come tutto quello che ha detto e fatto la figlia, praticamente diventerà un best seller. Poi vado a girare le altre pagine di notizie e vedo in il video che faceva vedere John Travolta, pagato da noi, se non sbaglio, 200.000 euro, portato a fare il ballo del qua qua con i due soggettoni che presentavano Sanremo. E vengo a sapere anche che questo Sanremo ha fatto moltissimi ascolti, e ci credo perché vedo come le persone hanno reagito a quest'altra buffonata, quest'altra cretinata del ballo del qua qua fatto da John Travolta. Allora, questi sono i due fattori preponderanti. Non parliamo di quando ci sta al McDonald's il menù a 5-7 euro che la gente fa a botte per accaparrarselo. Non parliamo di quando presentano cose tecnologiche che praticamente non servono a nulla, perché pensate voi soltanto l'iPhone, sì, per carità, un cellulare fantastico, ma le varie serie, i vari richiami che caso strano sembrano sempre qualcosa che ci riporta a quell'iniezioncina, fanno a botte fuori dagli store, fanno a botte fuori dai campi di calcio, fanno a botte per farsi fare l'autografo, io lo vedo perché io abito ai campi della Roma, fanno a botte per farsi fare l'autografo dai calciatori, e addirittura ci sono alcuni che quasi si buttano sotto la macchina dei calciatori, quasi che si fanno investire dai calciatori. E a questo punto guardavo, focalizzavo tutto questo e pensavo: ma se io fossi uno di questi che tengono le redini, i burattinai, e guardassi un popolo che non ha più lavoro, perché la maggior parte delle persone lavorano soltanto per sopravvivere. È inutile, non ditemi che non è vero, perché oggi si lavora per sopravvivere.
ti puoi comprare quelle due cose in più due volte all'anno, per Ferragosto e per Natale. Nessuno ha più famiglia, nessuno può fare più famiglia, un po' perché hanno totalmente distrutto l'ideologia della famiglia, un po' perché i soldi non sono sufficienti per poter mettere su famiglia, per poter mettere al mondo dei figli e tutto qua. Eppure vedi, tutte queste persone, la maggior parte di queste persone, perché poi è chiaro, nella massa gli intelligenti ci sono, ne conosco tantissimi, vedi questa massa di persone che ride, si rallegra, si entusiasma vedendo John Travolta che balla il ballo del qua qua insieme a quei due buffoni che stavano guadagnando 200-300 mila euro così. E questo popolo è felice, questo popolo è contento. Esce il libro di questo personaggio qui, che è un personaggio che nasce dal nulla e si sviluppa come una forma tumorale, lui, la figlia, la mamma e tutto quanto. Questo nasce dal nulla, si sviluppa così. Voi sapete quanto è difficile trovare un proprio spazio nella nostra società, ma trovare un proprio spazio per appunto per sviluppare un libro, per farsi invitare in televisione, per... è difficilissimo. Questi personaggi stranamente escono dal nulla e diventano subito delle superstar, delle super VIP. Pensate che c'era gente che piangeva, che si arrabbiava, che insultava a chi diceva che la Ferragni era una criminale, una delinquente che aveva lucrato sulla salute dei bambini, su queste cose qui, che aveva fatto evasione fiscale e via discorrendo. Allora, tornando all'antefatto di prima, se io tirassi le redini dei burattini e vedessi un popolo così poco intelligente, così terra-terra, ma in tutto, terra-terra nelle scelte, terra-terra nei divertimenti, terra-terra nelle scelte politiche, pensate addirittura ai trattori. I trattori non sono altro che un modo per tenere ferme le persone, perché tutti dicono: ah, tanto ci sono i trattori che stanno portando la giustizia, i trattori lo fanno per la nostra salute, lo fanno per darci le cose genuine, per... Pensate voi, persone che non sono mai state in un allevamento, in un campo di agricoltura, se sapessero quanto è genuina la roba che producono queste brave persone. Ma lasciamo perdere, naturalmente. È chiaro che se la loro protesta fosse vera, sarebbe una guerra santa. Nessuno lo mette in dubbio, ma sappiamo che non è così, perché stanno andando soltanto per ricevere dei vantaggi che possono prendere soltanto col ricatto, diciamo così, e chiudiamo questa parentesi. Allora, per concludere, ma se voi vedeste milioni di persone che si entusiasmano per un ballo del qua qua, che non fanno nulla per il futuro dei loro figli quando ce l'hanno, che non hanno fatto nulla per il loro presente, che si entusiasmano davanti a una partita di calcio, che difendono una delinquente che ha truffato, lucrato sulla salute dei bambini, non pensate che fareste anche di peggio di quello che fanno i monzoni e coloro che tirano le redini? Ditemi voi se non è così. Io ho questo pensiero, che veramente dico: ma allora questi, a distruggere tutto, da una parte sono quasi giustificati dalle vittime stesse. Ditemi se la pensate così. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.